sei puntiglioso. Ho preso. Dove devo andare ora? Ora ti dico subito. Vedrai, ecco là, vedi? A sinistra. Dove? Lì. Dove c'è quel simbolo? Sì, dove c'è quella nube strana. Ok, beh, qua vicino. Sembrerebbe, vado a vedere sotto. Quando arriviamo saremo invasi da scheletri infami. Non è un grosso problema, l'importante è che uno li infastidisca. Tutto giusto, vai tutto dritto e siamo lì, è perfetto. Are you ready? Sì, più o meno. Non so bene cosa potrebbe succedere. No, niente di che, tu tranquilla. Io vado tranquillo. In realtà non ci stiamo praticamente quasi muovendo perché... sono giù le... non sono giù le vele. Sì, no, ma abbiamo anche il vento contro, quindi... Tiriamo giù dai. È proprio semplicissimo. Ah! Gli spruzzi di salsedine. Ah, uno scoglio davanti a noi. Ah, forse è il caso fra un pochetto per girare sulle vele. Tipo, io in questo momento qua non vedo assolutamente niente. Sono completamente abbagliato dal sole. Gira leggermente a destra. Ora dritto. Ma va, che schifo. Ma io non ci posso credere. Ok, Sì, l'isola è quella lì davanti a noi. Ah, ma sull'isola dobbiamo arrivare? Sì, sull'isola. C'è il capitano che ci dà... A cui dobbiamo consegnare questo teschio. Ah, però non c'è. Appena noi atterriamo su... Cioè, atterriamo. Arriviamo sull'isola, siamo attaccati... Approdiamo. Grazie, approdiamo sull'isola, siamo bombardati da scheletri infami. E dobbiamo solo evitare di farci ammazzare. Uno deve ammazzarli, intrattenerli, l'altro va a far la consegna. Ok, e se quello muore? L'altro deve correre veloce. Io prima l'ho fatta da solo e ho corso tantissimo. Allora, fai una cosa, tu consegna la missione, io intrattengo gli ospiti. Intanto allora cambio fucile perché il fucile... Vabbè, però posso tornare sulla nave e sparare con il fucile al cecchino. Dipende se mi seguono. Oh! Palla di cannone! Ho sbagliato il tasto. Sono caduti in acqua. Occhio, ci becca. Aia. Fa una roba, prendi il tesoro. Per sicurezza. No, il teschio? Sì, sì. Dov'è? Io sto nuotando. Tantissimo. Tira sulle vele. Sei in acqua? Sì. Non ti preoccupare. Aspetta, devo... Non ti preoccupare, arrivo a nuoto. Butta giù l'ancora. Giù. Preso il tesoro. Io arriverò a Giulio. Aspetta, Sta affondando la nave? Può essere. Perché è uscito fuori il simbolo. Basta che tu c'hai il tesoro in mano. Se il teschio, sì. Sì, sì, il teschio. Non c'è. Solo che non so dove devo andare. Arrivo, sono qua. Sono quasi arrivato. Chiamami pellegrini. Cacchio, scheletri ovunque. Oh mio Dio. Corri, corri, corri. Scappa lontano. Dove? Vieni in acqua se sei in difficoltà. Ti scappo, vedo, ma non so dove. Qui ti sto guardando. Mi vedi? Sì, ti vedo che stai andando sopra alla cima della devo montagna. Devo andare di qui? Sì, sì. Vado in cima alla montagna. Io sento che vai, mi seguono. Vai, credici. Sei un bomber. Sei un bomber. Dov'è? Sei fortissimo. Ti sta parlando, dov'è? Penso. Eh sì, ma non la vedo. Devi seguire il suo parlato, la sua voce. Segui la sua voce. Non la sento. Quando sei vicino a lei schiaccia F. Sto arrivando. Fatto. È consegnato? Sì. Sei un figo. Mi sta ammazzando. Fa niente, fa intanto dare lo stesso i premi. Sto arrivando a cercare di salvarti. Vittoria. Vittoria. Che si fa con indice medio alzato contemporaneamente. Now, take your payment. It's very grande. Richly deserved. I'm leaving before this place is overrun. Grande, Giulio. Unless it's fans of mine. And keep an eye out for more news from me. Se balliamo. Come dice Salmo, vabbè, balliamo. Balliamo, ma io salto come un deficiente. Farewell. Oh, finalmente una soddisfazione. Che bello, ho fatto pure dei punti su Xbox. E qua ci sono pure dei barili che sto svuotando perché è pieno di roba interessante, tipo banane e altre cose di quel tipo. Io sto ancora ballando. Abbiamo concluso la nostra missione classificata. Molto bene, e quindi anche per oggi abbiamo qualcosa di interessante. Urca. Bene, cosa? Esulto.
Ora ci manca solo una cosa da fare, la solita cosa. Mi sa che abbiamo già fatto anch'io. Allora, la nostra barca è là e non è affondata. Io mazzo un pollo. Amadori! In realtà ti dico una cosa che può essere interessante, che forse non sai, ma in realtà sulla barca abbiamo un tesoro. Non ce l'abbiamo più. Non ce l'abbiamo, ma non c'è più, direi. C'è uno anche squalo. Se in realtà no, dovrebbe esserci ancora. Ecco, però c'è uno squalo che non mi piace tanto. Gli ho sparato. Però sparagli anch'io. Gli ho sparato ancora. Perfetto, e la nostra barca è sul fondo del mare. Eccoli qua, i tesori sono andati tutti a galla, quindi possiamo recuperarli. Allora, qui abbiamo un forziere dove dentro c'è un cacchio di niente. So che c'è una c'è un forziere con dentro una... Sì, c'è un calice d'oro, c'è un calice di non so cosa. Dove ha respawnato la nave. Adesso verrò. Ah, e io sono ancora dove ci siamo salutati. Vengo a prenderti. Ok. So prenderti, ci sono. Ok, capito. Allora io ti aspetto qua come un perfetto naufrago. Ma mi sa nella prossima puntata. Vabbè, certo. Chiaramente. Se volete sapere se Giulio verrà recuperato, ci vediamo alla prossima puntata. Nel frattempo cucino la carne di squalo io. Oppure potremmo anche dire ci vediamo quando ci vediamo. Ci vediamo quando ci vediamo.